figlia mi rammenta la 17ª vendetta. È una storia fosca. Venni a sapere che uno del paese, durante un funerale, aveva offeso mia cugina baciandola sul collo. L'avrà ucciso, spero. Una satira esplosiva. Una girandola di trovate spassose, di invenzioni travolgenti. Un film divertentissimo, in cui non si finisce più di ridere. Tu, un bandito d'onore, ti vendi? Soltanto per denaro. Non si vendono i centravanti? La dote. Il bandito d'onore è pronto ad uccidere, grazie. Prego. La vendetta sarà mia. Grazie, prego. Fatti avanti, se hai coraggio. Ma scelgano qui, forse è meglio. Il bandito d'onore a tutte le età. Ogni foto, 200 franchi. Prego. Per chi ne compra almeno 10, ne ha una con l'autografo. Ultima foto, signori. La campagna elettorale è aperta! A che ora c'è un aereo per Parigi? Alle 18:10, signora. Ho capito, è diretto? Allora, è meglio che si sbrighi a parlare, ma presto, lo sa, non vedo l'ora di finirla. Ma perché? Pensi a mia moglie, poverina, siamo anche senza figli. Ma perché mi viene a raccontare i fatti suoi? Io invece una figlia ce l'ho e le voglio fare la dote. Certo. Voglio 20.000 franchi ogni cranio che porto. Sono sputapitelli, ma granate, chiaro? Avanti, alzate le braccia, o vi alzo tutti quanti con un colpetto solo, e vi giuro che sparo sul serio, mica per scherzo, chi ne ha voglia? Conto fino a tre, uno, e uno, due, due e mezzo. Quali biglietti? Quelli miei? Ma papà, ricominciamo! Quei mezzi biglietti che ha avuto? Rubati! E la dote? E chi se ne frega, tanto ti sposo! Tuo padre più tuo padre, è una divisione corazzata. Un film entusiasmante e spettacolare in cui l'impeto travolgente di una carica, diciamo così, di cavalleria si fonde con l'impeto travolgente delle più schiette, delle più incontenibili risate. Prossimamente su questo schermo.